Fratelli bianconeri e non, buonasera. Milan Benevento 0-1. Cos'è, uno scherzo? È uno scherzo. Non può essere altro che uno scherzo. Questa partita è la classica partita che ti fa vedere ancora una volta di più cosa significa quando si dice che non bisogna mai sottovalutare nessuno. Non era certamente una sconfitta preventivabile. Io non so quante persone stasera avrebbero messo il 2, addirittura il 2 fisso sulla partita Milan-Benevento. Io credo nessuno, credo nessuno. Io per primo mi sarei giocato l'1 fisso senza problemi, ma cioè, se proprio volevi dare un 1x, ma super rosicato, altrimenti, scusate, sto guardando il mio gatto. E altrimenti nessuno avrebbe puntato un centesimo bucato sulla vittoria del Benevento a Milano. E invece il Benevento, complimenti alla squadra di De Zerbi, è riuscito ad espugnare Milano dopo che già l'aveva fermata all'andata. Benevento è la squadra che ha accolto in Serie A come allenatore Gattuso e gli fece già all'epoca uno scherzetto. Al ritorno gliel'ha fatto ancora più pesante, ma la cosa da far notare è che il Benevento ha giocato bene. Questa, cioè, non è stata una vittoria in cui il Milan ha fatto parate di qua, parate di là, il loro portiere, cioè, insomma, Puggioni ha fatto una partita, sì, ha fatto un paio di interventi, ma insomma, il Milan ha colpito una traversa con Kessié, però non mi è sembrato un Milan di quelli in grado di creare difficoltà alla squadra del Benevento in ogni momento. Ho visto un Milan veramente brutto. Ora io devo purtroppo a mio malincuore ricredermi perché io avevo messo il Milan a inizio stagione tra le possibili pretendenti per arrivare nella zona Champions, non certo da scudetto, assolutamente questo lo sapevo anch'io, ma la possibilità di arrivare quarto, forse anche terzo, io sinceramente l'avevo messo. Non mi sarei mai aspettato una debacle del genere, giocatori totalmente ininfluenti. Cioè, premetto che a mio parere non è una vittoria giusta del Benevento perché il pareggio forse sarebbe stato più giusto, anzi, senza forse, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però certamente non una vittoria del Milan, cioè il pareggio se fosse stato così il Benevento l'avrebbe strameritato, ma allo stesso tempo non ha demeritato questa vittoria perché ragazzi, il Benevento dal canto suo ha avuto comunque il merito di fare un gol e ha avuto almeno un altro paio, se non tre addirittura occasioni per mettere in grossa crisi veramente il Milan. Senza dimenticarci lo svarione nei primi minuti di Riccardo, lì come si chiama, che a momenti fanno un autogol clamoroso, cioè io, vedete, quando succedono questo tipo di stagioni, cioè dove non va nulla, tu vedi fare anche degli errori che non sono per giocatori del genere. Ora io non dico che i giocatori in questione del Milan siano dei fuori classe, no, però sicuramente non sono nemmeno gli ultimi arrivati, eppure li vedi fare degli errori che non sono da loro. Questo è il classico esempio di quando le stagioni non devono funzionare, non devono andare. Brutto Milan, ma brutto nei suoi interpreti. L'unico, a mio parere, che ha veramente cercato di creare qualcosa è stato Bonaventura. Suso, da quando è entrato, qualcosa ha fatto.
Ho visto abbastanza male Calabria, Locatelli quando è entrato ha inciso poco, lo stesso Bonucci gli ho visto fare tre o quattro interventi decisivi in difesa, ma in avanti è stato abbastanza nullo, sbagliando anche degli appoggi che solitamente non è da lui sbagliare. Ho visto veramente, veramente un brutto Milan. Probabilmente il Milan ha sottovalutato questa partita anche. Di questo sono pienamente sicuro, perché tanto qui non è una questione di tattiche o di moduli, cioè qui è una prestazione molto brutta fatta da una squadra che forse pensava di avere già 3 punti in tasca ancora prima di giocare, e questa è la testimonianza chiara che le squadre non imparano mai, non bisogna sottovalutare nessuno. Mai. E forse la stessa cosa l'ha fatta anche la Juventus domenica col Crotone. Non devi sottovalutare nessuno, nemmeno l'ultima in classifica. Perché l'ultima in classifica, signori, viene perché tanto non ha niente da perdere. Sei tu che hai da perdere quando giochi contro di loro. Il Benevento, contento, felice per loro per questi 3 punti, ma il Benevento, cioè, veramente. Non ci vuole un miracolo che si salvi di più, però ragazzi può tornare, se tornerà in Serie B come io credo, ci tornerà con questa vittoria che è una vittoria di grande prestigio per il Benevento. Cioè poter andare in tornare in B e dire, oh ragazzi, noi comunque l'anno scorso abbiamo vinto a Milano 1-0, io credo che sia una vittoria di grande prestigio, grandissimo prestigio per una squadra come il Benevento. Alla quale squadra mi auguro, perché secondo me è già in Serie B il Benevento. Mi dispiace dirlo per gli amici beneventani, ma credo che qualunque persona obiettiva al Benevento dia speranze, se non zero, sotto zero addirittura, di potersi salvare. E deve vincerle tutte da qui alla fine e sperare che quelle davanti perdano, per cui diventa molto, molto difficoltoso. E quindi credo che sia veramente una vittoria molto importante, ma soprattutto, come ripeto, come dicevo prima, il Benevento ha giocato bene. Non è che è venuto qua, ha fatto le barricate, cioè, non è andato a Milano con l'elmetto in testa, è andato a Milano con lo scudo e con la lancia, quindi pronto ad attaccare. E infatti gli hanno dato ragione. Ha avuto una difesa comunque accorta che qualcosa ha concesso, perché è inevitabile che lo faccia, però non hanno mai sbagliato. Perché solitamente queste squadre qui, quando fanno un errore, è la volta che prendono gol. Stasera il Benevento non ha fatto uno sbaglio. L'unico sbaglio che ha fatto l'ha fatto Diakité, che si è fatto buttare fuori come un pollo. Si è fatto. E nonostante tutto che il Milan abbia avuto discreti minuti giocando 11 contro 10, non è comunque riuscito ad arrivare al pareggio. E questa sconfitta sicuramente pregiudica anche in parte la qualificazione all'Europa League, perché l'Atalanta e la Sampdoria domani devono giocare. È una sconfitta che potrebbe risultare veramente molto più pesante di quello che a Milano possono pensare, molto più pesante. Vedremo, una partita veramente che non mi aspettavo. Parlando delle altre, oggi c'è stato nel pomeriggio alle 15 la Roma che è andata a vincere a Ferrara contro la Spal 3-0, dimostrando soprattutto una condizione fisica meravigliosa, e questo mi fa molto ben sperare per la partita di Champions di martedì, al quale auguro alla Roma i più grandi in bocca al lupo, ce li ho qui nel cuore e mi auguro che riescano ad arrivare in finale. E poi c'è stata anche la partita Sassuolo-Fiorentina, dove il Sassuolo aveva urgentemente bisogno di punti salvezza, li ha ottenuto una vittoria molto importante, una vittoria che sicuramente dà grande boccata d'ossigeno alla squadra emiliana, e invece alla Fiorentina gli fa conoscere la seconda sconfitta consecutiva. E anche per la Fiorentina, l'Europa League è tutta da decidere, veramente tutta da decidere. È veramente un bellissimo campionato, per cui godiamocelo tutto fino in fondo per quello che riguarda noi. Domani sera vediamo
che succederà tra Juventus e Napoli, ma prima mi voglio gustare il pomeriggio con Chievo Inter. Ciao a tutti.